settore dell'olio, molti addirittura non hanno raccolto. Quello è un altro settore. Allora, oltre al settore del vino, uno dei settori, dei comparti più interessanti da un punto di vista della vivacità e interesse che il consumatore ha è proprio quello dell'olio. L'olio sta seguendo un po' la strada che nei decenni passati ha avuto il vino. L'interesse che c'è verso l'olio è molto importante, prova ne è il fatto che stanno nascendo tante aziende, anche se da un punto di vista dell'offerta sono delle piccole realtà, ma i prezzi che spuntano sul mercato sono molto importanti e parliamo ovviamente di olio imbottigliato. Naturalmente per la campagna olivicola del 2018-19 c'è stata, diciamo, la cosiddetta alternanza di produzione che non ha favorito appunto la produzione, come giustamente ha detto lei, in alcune realtà, soprattutto le microimprese, non hanno raccolto. In altre realtà dove l'olivicoltura, parlo di Castelvetrano, parlo di Campobello, dove l'alternanza viene, per così dire, mitigata, se non del tutto abbattuta, da tecniche culturali che vanno dai trattamenti, che vanno anche dalle operazioni culturali in senso generale. In quelle realtà la campagna olivicola è stata quasi come quella dell'anno precedente. Siamo la quarta regione, seguiamo la Puglia e altre realtà, rispetto quindi da un punto di vista produttivo. Noi ci attestiamo circa a 50 tonnellate l'anno mediamente, ovviamente in questa campagna non si sono per niente raggiunti, e rispetto ai 450-500 mila tonnellate a livello nazionale. Però in realtà il mercato italiano e anche quello siciliano non è autosufficiente, perché noi abbiamo una grossa domanda di olio e un'offerta che non soddisfa il consumo italiano. Ovviamente è tradizione, diciamo, del mercato locale quello di far fronte a un, come dire, consumo, il cosiddetto autoconsumo direttamente al frantoio, si acquista al frantoio, non si acquista in bottiglia. In bottiglia invece si va verso mercati che sono dal nord Italia, nord Europa e in altri mercati asiatici o mercato per esempio statunitense, dove il nostro olio, oltre ad avere dei premi, ha dei riscontri di mercato che sono molto ma molto interessanti. E devo dire, per il futuro, questo crescente interesse verso l'olio italiano sarà sempre maggiore.